Gruppo Rima Yamaha, via Arenaccia, Napoli. Motoshop 2000, siamo in via Nazionale Appia per Santa Maria Capua Vetere. Prima, via Orazio 73. Moto e Moto, a 100 metri dall'uscita tangenziale Barcaturo. BMC Moto Store, via Ferrante Imparato, nel complesso Napoli Est. Effetto Moto, concessionario Honda, in via Cinzia, all'interno del Parco San Paolo. Cambridge Scooter Club, si chiama Cambridge Scooter Club. Oggi ci sono circa 20 o 30 ragazzi, persone, ok? Va bene, c'è il sole, il giorno fa bel tempo. Eh sì, a Cambridge la passione per gli scooter classici contagia centinaia di appassionati che, come ci ha raccontato Paul Sautel, si sono riuniti nel Cambridge Scooter Club, che conta più di 200 iscritti, la maggior parte praticamente innamorati degli scooter made in Italy. Vespa e Lambretta infatti conquistano ogni domenica mattina le piazze della città inglese, sfrecciando poi per le strade e portandosi dietro una ventata di Italia. Per rendere onore al Made in Italy, il giro in scooter prevede svariate tappe nei ristoranti della città, con preferenza per le trattorie italiane, a sigillo della grande considerazione e della stima che questo popolo di appassionati ha del nostro paese. Durante le soste ci si scambia idee e pareri soprattutto per ciò che concerne il tuning dei propri veicoli, visto che ogni scooter del club non è assolutamente uguale agli altri, come si vede chiaramente dalle immagini. Vivacissimi colori, accessori di ogni tipo e anche molteplici elaborazioni non solo estetiche. Questi incontri spontanei culminano poi in un evento annuale nel giorno di St. George, quando una moltitudine di scooter invade letteralmente Cambridge. Ciao Italia, arrivederci Italia, ci vediamo a Napoli.